Siamo nello studio di Barbara Maggiolo, responsabile marketing di Vistosi, nonché autrice di bestseller dell'azienda. Io ho visto realizzare POC in vetreria. La mia POC. La tua POC. E proprio ho colto un tocco di femminilità in questa lampada. Sì, sono anche orgogliosa che tu abbia colto questa cosa, perché POC è nata nel momento in cui io cercavo di diventare mamma, quindi avevo questo bisogno poi di manifestarlo anche nei miei primi prodotti che andavo a disegnare per Vistosi. Non è stato semplice, perché è una tecnica che comunque esisteva già in precedenza, però proposta non su forme ben precise e assolutamente non su una sfera, che è una forma alquanto complessa, in quanto viene soffiata su uno stampo unico. Qui abbiamo la versione bianca, in realtà c'è anche la versione con una macchia bianca e una nera, e però è una lampada in forte spessore che si può dire che una è diversa dall'altra, no? Sì, assolutamente, ma perché la membrana stessa è una diversa dall'altra. Viene diversa sia nell'altezza che nello spessore. Poi la particolarità di questo pezzo, infatti, sta anche proprio nella struttura, perché nasce come sospensione. Dovevamo trovare un sistema per fissarlo. Siamo andati direttamente a fissarci sul vetro stesso. Poi le due lampadine che mi dicevi tu sono praticamente attorniate da una molla, se si può definire tale, e che permette la divisione delle lampadine stesse in maniera tale che non si vadano a disturbare. Non è solamente il fatto di fare il vetro nel modo migliore, qualitativamente parlando, dando il meglio. Secondo me, da una sinergia di più persone si arriva, a mio parere, però è un qualcosa di unico. Barbara, anche Rina ha una lunga storia, dall'idea alla realizzazione. Ce lo vuoi raccontare? Rina è stato in assoluto la mia collezione che ha portato più dispenso di energie da parte della Vistosi, perché è stato molto difficile concretizzarla sia dal punto di vista della dimensione, sia dal punto di vista della tecnica e poi anche della struttura stessa per tenere proprio questo, quella che noi vediamo, che è la plafoniera da 60. L'ispirazione da dove nasce? Nasce da un fiore volgarmente chiamato soffione o dente di leone. Di campo, no? Di campo, sì, di campo. Diciamo sempre comunque della natura. Ed è realizzata con la tecnica a murrina, si dice? Sì, a murrina. Praticamente vengono create delle canne, in questo caso sono composte da uno strato di bianco lattimo e cristallo, più strati, e poi vengono tutte tagliate a pezzettini. Diciamo che assorbe così questi anelli tagliati preriscaldati. Poi esatto. Viene riamalgamato di nuovo e poi viene soffiato. È stata proprio una lotta in vetreria, perché poi all'inizio i maestri dicevano che non si poteva, non ce la facevamo, e siamo andati avanti oltre un anno per realizzare questo prodotto che tu vedi. Abbiamo fatto tantissimi scarti. Questa è la tua astrazione grafica che ha portato a questa realizzazione. La bellezza è proprio riuscire a mantenere uniforme la forma del decoro su tutto quello che è il vetro stesso. Senti, poi come si regge? Posso alzarla, effettivamente ha un peso notevole, questo buco, e ovviamente qui ci sarà una parte di aggancio. Come l'hai pensata? Questa forma, c'è stato proprio il problema di non poter ingrandire il foro stesso, certo. Altrimenti avrebbe perso il valore e il significato, esteticamente poi non sarebbe stata comunque piacevole. Certo. Quindi abbiamo pensato a questa struttura, anche perché questa collezione va vista e va illuminata con delle lampadine grandi, certo. Anche risparmio energetico, quindi noi non potevamo farle entrare tutte e tre assieme, se non pensando a questa struttura che praticamente tu alloggio con un gioco di leve e di spostamento della leva stessa, tu riesci a farle ruotare, quindi riesci a farle entrare in quello che è il foro, e poi con un semplice gioco di leva si aprono in maniera tale che non ci siano problemi di surriscaldamento del vetro stesso, che è fondamentale. E poi anche per la luminosità che vai a dare alla... Un sistema brevettato, immagino. Sì, è un brevetto di invenzione a livello internazionale, e quindi proprio per quello ti dicevo, Rina va a ricoprire tutto quello che è la difficoltà in questo, nel design del vetro, dell'illuminazione.
Barbara, nel caso di Sissi abbiamo portato alle possibilità estreme la lavorazione del cristallo, con questa forma molto allungata e con quanti strati di lavorazione? 5 strati, quindi c'è il gioco del cristallo, nero, cristallo, bianco, cristallo, e dovuto al fatto, e si può vedere dall'interno, che altrimenti si sarebbero colorati i due vetri di colore differente. Certo. Il bianco si sarebbe leggermente ingrigito e il nero non sarebbe stato un nero così compatto e omogeneo come si vede. Una forma che sembra trarre ispirazione dal mondo musicale. Sì, mi sono ispirata infatti a uno strumento musicale e ho cercato di riprodurlo il più fedelmente possibile. E fondamentalmente parte dalla natura, dai campi, dalla musica, quindi l'ispirazione è quasi sempre naturale. Poi però metterla in forma, che cosa comporta? La difficoltà più importante è stata data dal fatto di riuscire ad avere una forma comunque omogenea, regolare, estremamente lunga, perché non è facile una soffiare. Sezione sottile. Esattamente, e rispettare lo spessore nella parte in alto, che è la parte più stretta, poi da portarlo dove si soffia, fino a... no? Per sì. Cui in questo caso lo stress dell'attrito della forma nello sì, stampo. Sì, infatti, anche perché essendo a rotazione, quindi si stressa maggiormente. E poi alla fine riuscire a dare questa curvatura dove poi c'è la sorgente luminosa e la luce proprio va a diffondersi in maniera omogenea, trasparendo sia dal vetro che poi ovviamente andando direttamente a illuminare. Quindi non solo spot, esce anche un po' da qua. No, esatto, anche. Quindi tu vedi il vetro che arriva fino a questo punto e poi leggermente inizia a illuminarsi. Il mio obiettivo era riuscire a creare una collezione, una sospensione in questo caso, che proprio portasse la luce a illuminare estremamente in maniera elegante l'arredo sottostante. A disegnare gli ambienti. Barbara, spesso i nomi degli oggetti di design d'arredo hanno un significato. Questa lampada si chiama diamante, perché? Il mio progetto è nato proprio dal desiderio di ricreare un diamante che ovviamente non si illumina dall'interno, riuscire a riprodurlo e con un oggetto che si illuminasse invece di una luce propria e quindi poi andasse a riflettere quella che è la luce. Non solo la forma, in questo caso ovviamente anche proprio l'effetto, come stavi dicendo, della luce che viene sfaccettata, riflessa e rifratta. Come hai pensato di realizzarla? Come si realizza questa lampada? Nel 2003 la Vistosi stava studiando un cristallo estremamente puro, quindi che desse una maggiore luce rispetto al precedente e soprattutto una cosa importante, che non opacizzasse mai nel tempo. Ed è stato proprio pensato esclusivamente per Vistosi questo vetro, quindi utilizzando delle salvie particolari e anche dei minerali. Quindi ho deciso di utilizzare questo nuovo cristallo e riproporlo su quello che era ovviamente il mio prodotto, che doveva essere un diamante. Il peso è notevole, lo spessore. Sì, anche. Soprattutto di questa dimensione. Dopo la collezione nasce dalla dimensione più piccola e questa è stata riproposta poi in un futuro, anche perché era stata proprio richiesta anche dalla clientela stessa di riuscire a rendere ancora più grande questo diamante, no? Un maggior carato. Bella preziosità. La lampada è pesante e bucarla era un po' difficile, creava probabilmente dei punti di stress, quindi si è studiato questa ganascia con le brugole. Sì, 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 tipo una pinza, no? Sì. Che si va ad afferrare praticamente sia all'interno, una all'interno del vetro e la seconda esternamente. Poi la si chiude, come giustamente anticipavi te, con le brugole, e quindi questa poi va a fissarsi su una montatura che va direttamente attaccata al soffitto e semplicemente la si appoggia e la si incastra.